The subtitle of your book Potere Costituente, originally published in 1992, is Sato sulle alternative del moderno. Il potere rivoluzionario è questo, il potere costituente che vince nella lotta. È una potenza nuova che si esprime, è una potenza che porta verso un'alternativa di potere. Dear Tony, in a framework of the political philosophy you developed over the decades, One of the most outstanding concepts has been constituent power. In classical political theory, the Constitution is the fundamental law laid down since the late 18th century in the French and American revolutions. Already then, of course, it also included an act of constituting of and by a constitutional assembly, a constituent, which comes before every constitution in the first sense. But even with and after having established a constitution, there is always a demand that it be constituted in permanence, which presumes that the constitution can and must be changed at certain intervals to adapt it to changing circumstances or to every new generation. You radicalized this processualization of the constitution, which finally led you to terms like constituent power, constituent project. constituent process. Could you please elaborate on these terms? Io credo che il concetto di potere costituente debba essere preso innanzitutto, appunto, come tu d'altra parte avevi già cominciato a dire, a partire dalla sua definizione giuridica. La sua posizione giuridica è la sua definizione giuridica è quella di un atto di un atto sovrano che impone un nuovo ordinamento alla società. Normalmente il concetto di potere costituente è stato formulato appunto come una delle varianti del potere di eccezione che è proprio è specifico il potere d'eccezione è un'altra maniera di dire potere Potere di eccezione, cioè potere che ha il sovrano di imporre un ordinamento. Questo sovrano può chiamarsi re, come d'altra parte può chiamarsi popolo. È un sovrano unitario che impone un ordine. Quest'ordine non è semplicemente imposto attraverso un testo costituente. Quando dico testo lo dico per modo di dire perché può essere anche un testo che viene rimandato, ricostruito continuamente attraverso la giurisprudenza, come avviene normalmente per esempio in Inghilterra, dove una Costituzione aperta tiene, sempre, si rinnova quasi automaticamente attraverso l'opera dei giurisprudenti, dei lord, come della Camera, come del potere giuridico. Può essere invece una Costituzione che viene assunta con una certa rigidità, come invece, per esempio la Costituzione americana, che tanto più oggi viene addirittura considerata valida in quanto rappresenta qualcosa di originario, paradossale e anche sconcio in questo uso dell'originale. Esiste, per esempio, l'ultima decisione della Corte Costituzionale americana, quella che abolisce il diritto all'aborto riferendosi a un'originarietà e a un diritto costituente però che viene fatto agire su questo. Quindi da questo punto di vista si capisce come il, il, la costituente, il diritto costituente, la potenza costituente è una parte del diritto di eccezione. E allora se noi vogliamo andare a fondo nella cosa e capire perché accanto a questo potere di eccezione, a questo potere costituente definito in maniera... Così pesanti, diciamo, come capacità di produrre uno Stato. Primo, come capacità di continuarlo. Secondo, come capacità di rinnovarlo nella coerenza con il suo passato. Ecco, e di fronte a questo ci sono altri fenomeni di potere costituente, in particolare la rivoluzione francese o la rivoluzione russa. Sono state due rivoluzioni che hanno mostrato un andamento assai diverso del potere costituente, un andamento in cui l'espressione era immediatamente data da una capacità di forze rivoluzionarie di imporre un terreno di lotta, un terreno di pesantissimamente di lotta, di tentativo di distruzione dell'avversario, dell'avversario che si chiamava nella rivoluzione francese il re e la classe aristocratica nella rivoluzione russa il, il, lo zar e l'ordine proprietario in questo caso si vede come in questo caso il potere costituente non è più un potere che possa essere riferito al potere d'eccezione è un potere che costruisce non un potere che esclude ma un che è un potere che costruisce contro un altro potere contro il potere vecchio, contro il potere antico. E qui che allora noi dal potere costituente risaliamo a quella che è la sua, dal potere costituente così come è definito dai giuristi, risaliamo un, a un'altra definizione di potere costituente, io lo chiamo potenza costituente. E questa potenza costituente in cosa si riferisce? E si riferisce a quella che è la, la definizione machiavellica del potere, e che poi è stata ripresa da Spinoza, da Marx. E casomai più tardi poi lo rivedremo da questo punto di vista storico, anche ecco, ma una differenza che porta a quella che è una, una concezione diversa del potere. Il potere non è più il potere di uno che produce potere in termini di eccezione, e cioè in termini della sua volontà libera. Ma il potere è qualche cosa che è prodotto almeno da due attori, uno contro l'altro. Il potere è la mediazione quando non è la sopraffazione dell'uno contro l'altro. Dell il potere è sempre qualcosa che viene espressa, è la collusione di una lotta. E il potere costituente che cos'è? È un potere che nella lotta vince. Il potere rivoluzionario è questo. Il potere costituente che vince nella lotta. È una potenza nuova che si esprime. È una potenza che porta verso un'alternativa di potere. Cosa vuol dire un'alternativa di potere? Vuol dire che se prima dominavano i principi, poi dominano quelli che non sono principi. Se prima dominavano i proprietari, poi dominano quelli che non sono proprietari. Se prima dominavano gli uomini, secondo un ordine patriarcale, dopo domineranno le donne, secondo un ordine, speriamo che non sia matriarcale, un ordine comunque che sia aperto alla capacità. Se prima dominavano coloro che avevano, erano i padroni dei viaggi e quindi delle usurpazioni e quindi dei massacri coloniali, dopo domineranno coloro che sono stati colonizzati. Il concetto di potere costituente si apre così a un concetto del doppio del potere. Ogni potere è il frutto di una lotta. Ogni potere definitivo costituente è un frutto di una lotta, di una lotta che è sempre aperta. È di una lotta che deve demolire lo Stato e la sovranità così come è posta per lasciare aperto una respirazione della società. Un potere che, quando la democrazia sarà realizzata, quando si arriverà a realizzare effettivamente la democrazia che non è mai stata realizzata finora, quando non ci sarà più rappresentanza, per esempio, dovrà essere un potere che si media continuamente in maniera diretta nella società attraverso potenze produttive, attraverso potenze amministrative, attraverso capacità che vengono, vengono tolte alla subordinazione dallo Stato e divengono invece così potenze costituenti, processi costituenti continui. Questo è un po' la, diciamo, il concetto attorno a cui ho personalmente ho lavorato in potere costituente. Ho lavorato cercando ovviamente di vedere storicamente no, come sono andate le cose partendo da quella che è, da Machiavelli appunto, essenzialmente da quella che è stata la grande crisi rinascimentale, dove per la prima volta si è posto il problema del potere costituente in maniera chiara, dove la, 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 la borghesia nascente, che poi era una, una grossa borghesia, la borghesia de, dei produttori della seta, della lana, delle grandi città che andavano dal nord Italia fino all'Ansa, all Germanica, lungo il Reno, eccetera, così erano dico, queste grandi famiglie che volevano la libertà dei commerci, che volevano la fine delle dogane, che volevano la fine appunto, la, la possibilità di avere moneta che fosse più potente della proprietà terriera, ecco, e che agitavano questa loro richiesta di potere lungo tutto questo grande asse. Si formano a accanto si formano le monarchie assolute, ma però appunto che poi, dico alla fin fine, vengono anche loro in qualche maniera Mediate da questo processo, ma il processo profondo del potere costituente, allora è questo proprio che rovescia il sociale attorno a quelle che sono le necessità della borghesia nascente. E a questa riflu fa rifluire la religione e tutto il modo di vivere, tutte le forme di vita vengono riassorbite da questa nuova potenza, ecco, che si presenta sulla storia. Dopodiché abbiamo una storia complicata, no? Che passa attraverso la Rivoluzione inglese, una rivoluzione molto in cui c'è un contrattualismo molto forte, però. È una rivoluzione che anche lì pone i piccoli proprietari contro, no? con, con istanze comunistiche, così, ecco, contro la, la, la proprietà dei grandi, dei grandi latifondi e dei grandi principi. E poi ci arriva la rivoluzione francese, di cui abbiamo già cominciato a parlare. Comunque di tutto questo possiamo parlare, ma secondo me, indubbiamente, oggi bisogna parlare di questa, a partire dalla rivoluzione russa, e cioè a partire da questa nuova forma massificata. Ecco, di potere costituente, di processo costituente. Anche perché l'ideale che abbiamo in testa, le cose che abbiamo in testa che devono in qualche modo realizzarsi sono quelle di una democrazia diretta in cui il potere costituente venga appunto interpretato generalmente da tutti i soggetti, da tutti i soggetti, da tutti i cittadini, ecco. Credo senz'altro che così si possa, si possa tentare di vedere queste cose sotto anche il nome, sotto appunto sotto la sigla del potere costituente. Io credo che appunto dopo la rivoluzione russa e soprattutto dopo il 68, ho sempre considerato il 68 come un enorme espandersi al di là di quella che è stata la tragica, il tragico sviluppo della rivoluzione in Russia un gigantesco espandersi dei presupposti rivoluzionari del comunismo. Il comunismo era fallito in Unione Sovietica. Già dal 1956 abbiamo le prime, le prime rivolte all'interno del mondo comunista. Un mondo comunista che però andava, andava apprezzato per quello che aveva fatto, perché aveva fatto la prima rivoluzione riuscita. Riuscita, dico eh. La prima rivoluzione riuscita in cui un potere costituente era stato affidato al popolo, è stato affidato alle masse, è stato affidato ai poveri. C'erano stati altri tentativi del genere, fondamentale la guerra dei contadini, in Germania, in cui ha seguito una guerra di trent'anni, non è un caso che anche la Rivoluzione Russa sia seguita una guerra di trent'anni. La prima è stata 1618-1648 e, e aveva portato alla una guerra feroce che aveva portato alla riduzione di metà della popolazione del centro Europa. E l'altra guerra è stata quella 1914-17, diciamo, 1945, anche lì, 30 anni. Anche questa è una guerra mostruosa, no? con 60-70 milioni di morti. Soltanto in Europa. E questa rivoluzione russa aveva dicevo, dico sempre, ce ne sono state almeno due di rivoluzioni russe La prima rivoluzione è stata quella del 17, che ha portato appunto a questa enorme speranza di liberazione che si è affermata. Questa speranza che poi è venuta diminuendo, no? Perché il sistema si è chiuso, è diventato un sistema. Ma a me non piace la parola totalitario, ma è fuori dubbio che dico, ci, fosse, ci sia stata una dittatura pesante che si è realizzata. Ma è vero che c'è stata una seconda rivoluzione ed è stato Stalingrado, cioè la capacità di, questa, di, questi, di, questi, di questi russi di fermare l'esercito tedesco che era nel pieno della sua potenza, che aveva abbattuto tutti gli stati del, del, dell'Occidente europeo e che è un popolo che si è svegliato e ha sviluppato questa incredibile avventura, che è stata la difesa di Stalingrado e poi la ripresa e la distruzione del nazismo. Ma dopo anche lì di nuovo la storia si è come ci dice, è ingrippata, è la gola si è chiusa allo sviluppo storico, e però è restata questa forza, questa forza che è stata lì dentro finché è esplosa, è esploso tutto, è saltato per aria tutto, ma... Di mezzo c'è stata la diffusione, c'è stato il 68. Il 68 è stato di un'importanza enorme perché ha innanzitutto allargato in maniera fondamentale il concetto di sfruttamento, cioè di chi della soggettivazione dello sfruttamento, chi è sfruttato. Sono sfruttati solamente gli operai in fabbrica? No, sono sfruttati tutti quelli che sono subordinati al lavoro. Alla, alla, sono ordinati al lavoro capitali, nel lavoro capitalista alla finanza capitalista agli ordinamenti della società capitalista agli ordinamenti passati del dominio che vanno da, da, dal colonialismo al patriarcato e che sono stati riassunti e funzionalizzati dal comando capitalista con 68 si è aperta la possibilità e soprattutto si sono aperte le esperienze di lotta contro contro questo dominio articolato e pesante che attraversava un po' l'orizzonte dello sfruttamento. I was wondering if besides the history of political theory there are biographical and political experiences that led you to the term of constituent power, for instance in the experiences of operaismo and of autonomia in the 1960 e and 1970s. the subtitle of your book potere costituente originally published in 1992 is sato sulle alternative del moderno and there seem to resonate not only an alternative history of political modernity an alter modernity but perhaps also concrete alternative experiences before and after 1968 worldwide anti-colonial struggles countercultural experiments Feminist movement. Io vivevo in Italia in quel periodo e lavoravo in Italia e facevo politica in Italia e ho avuto la fortuna di incrociare già dagli anni 60, dai primi anni 60, dal fine degli anni 50, una corrente di pensiero che era di interpretazione del marxismo ma anche di rinnovamento di questa lettura di Marx e che portava fondamentalmente ad un concetto che era quello che si poteva immaginare il potere capitalista solamente se lo si poneva in, come un potere antagonista, e questo potere antagonista non comprendeva semplicemente il comando, no? ma anche la produzione. Comando e produzione, sovranità e capitale andavano insieme non c'era semplicemente un problema de, dell'organizzazione capitalista della società c'era un problema dell'organizzazione generale della società che andava sotto il nome di sovranità di stato questi due elementi erano tutti insieme e sotto queste due categorie che erano unificate c'era una moltitudine di soggetti di soggetti di cui che, che non erano unificati ma che potevano unificarsi e che nel lavoro, come nella vita, si mettevano insieme attraverso una cooperazione, attraverso un desiderio l'uno dell'altro. Perché la moltitudine era, sì, una moltitudine caotica, ma però era un caos che passava non tra degli esseri indefiniti, ma attraverso delle, delle singolarità, di desiderio, di passione soprattutto di desiderio dell'altro mai no? come dice Spinoza spesso eh, noi possiamo pensare all'umanità se non la pensiamo piena di passione per l'altro di desiderio dell'altro un bambino non nascerebbe non sarebbe mai esistito se non ci fosse stato coperto dalla madre, dal padre, dagli amici dall'affetto dalla compassione quando è necessario o dalle capacità, dall'esuberanza di passione dei suoi, dei suoi vicini. Quindi è dentro questo quadro che noi dobbiamo considerare questo enorme passaggio dal concetto di sfruttamento, di alienazione, semplicemente di alienazione, al concetto di un soggetto che nello stesso momento in cui è subordinato, soffre ed è sfruttato, in quello stesso momento opera. Lavora, reagisce, resiste, lotta. E questo è il concetto di, che Marx ci ha offerto. Ha offerto di, una, di un uomo che è sotto il capitale, che lavora sotto il capitale, che è capitale variabile, fa parte del capitale, ma d'altra parte è quello che produce, è quello che contiene la chiave della produzione del valore. Ed è quando noi riusciamo a trasformare questo doppio potere, a rompere questa sintesi e a mostrarla invece come doppio potere separato, è in quel momento che noi possiamo rimettere in atto appunto una capacità di lotta, o tanto meglio se un potere costituente. Dunque, quando io lavoravo sul potere costituente, siamo già oltre il 68, ma. Partivo con questi presupposti, presupposto di una soggettivazione molto alta della resistenza, e molto espansiva, molto larga. Vedi, è stato molto importante quel periodo, dopo, diciamo così, all'inizio degli anni Ottanta, insomma, fine degli anni 70, Perché negli anni '70 noi abbiamo, abbiamo tentato no, una grande esperienza soprattutto in Italia, una grande esperienza rivoluzionaria in fondo, ecco così. basata però ancora su organizzazioni e su anche una concezione della società, che è una concezione della società profondamente più vecchia, insomma, più, che era piuttosto legata diciamo così, agli anni della, della guerra dei trent'anni. Invece, dico, man mano negli anni '70. E sono, sono, venute fuori, sono venute fuori tutte quelle articolazioni del concetto di sfruttamento così che ci hanno permesso di reinventare le lotte e reinventare le lotte come movimenti ecco di coglierle come movimenti e di, e di, e di venire avanti su quel terreno se io penso semplicemente al mio istituto di Padova da un lato c'erano compagni che facevano lotte operaie molto alte molto, molto importanti Dall'altra parte proprio nell'istituto nasceva il primo, femminismo, il primo femminismo italiano legato al, al lavoro delle donne nel domestico come nelle fabbriche però il problema era quello di socializzare quella che era la concezione del lavoro della fabbrica dove il lavoro studentesco veniva anche quello considerato un lavoro era fatto con la testa ma anche con una, una volontà di, 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 di staccarsi no? dalle fonti di reddito della famiglia eccetera, e via di questo passo cominciavano i primi fermenti sui discorsi di genere, no? In particolare per i nostri compagni, per i nostri maschietti, amici omosessuali, cominciavano in quel momento, cominciano poi soprattutto il discorso il discorso coloniale anticoloniale, ecco. Così queste sono tutte cose che nascono in quegli anni e allargano il concetto di un altro mondo è possibile che siamo anche queste sono cose che vedremo dopo Svilupparsi in parole d'ordine ancora dieci o vent'anni più tardi, ma però nascono lì dentro, nascono dentro questa riflessione che dal 68 allarga enormemente, socializza, ecco proprio il senso di massa, di massa quelle che erano le parole d'ordine del 68 che cominciano così. There seems to be a strong political afterlife of your concept. From the late 1990s on, with the Bolivarian process in Venezuela in 1999, the constituent processes and constitutions of Ecuador and Bolivia between 2006 and 2009, and the constituent process in Chile in 2022. Can you please estimate these and other experiences on the background of constituent power? <laughs> Io direi che io partirei appunto dal, 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 probabilmente le, il processo, di questo che è stato estremamente importante, il processo bolivariano no? è un processo che parte prima di essere preso in mano da Chavez parte già, si diffonde già ampiamente, insomma, già alla fine degli anni 90 durante gli anni 90 ecco, è già ampiamente direi che per quanto ci riguarda in particolare poi il quello che è stato estremamente importante era quanto, avvenuto, quanto era avvenuto in Messico, il movimento zapatista. Ecco, quello, il movimento zapatista è già negli anni 80, negli anni 80-90, che si esprime ed è molto importante, perché è il primo movimento che riguarda l'America Latina, io parlo evidentemente da uno che dall'Europa vede l'America Latina, non parlo come uno dell'America Latina, che può, probabilmente vede le cose in maniera diversa. Ma per quanto ci riguarda, noi abbiamo cominciato a capire che in America Latina c'era qualcosa di nuovo, veramente di nuovo, che suonava nuovo, che era nuovo, ed era questa cosa degli zapatisti, cui si è giunto in America Latina il grande blocco, si è giunto l'esperienza bolivariana. L'esperienza bolivariana che è stata estremamente importante ma che ha investito Argentina e, e, e Brasile. E così, io mi ricordo, sono stato alla alla grande manifestazione del Rio della Plata dove c'erano i tre Chaves, Celula il dirigente argentino e poi c'era Maradona e c'era veramente una ormai già questa grande ondata che era stata quella che era venuta fuori tra gli anni 90 e il 2000 e era una grande ondata delle lotte che si erano aperte negli Stati Uniti e poi erano arrivate in Europa con la. a Genova, insomma il grande ciclo di Genova, ecco, da Seattle a Genova. E questo era qualcosa che dove si parlava di potere costituente, se ne parlava in termini abbastanza abbastanza non tanto in termini costituenti, quanto in ormai in termini di, di unificazione, di realtà. Si parlava di moneta unica, per esempio, si lanciavano queste cose vicine a quella che era poi la grande la grande politica nei confronti dei, de, di assistenza, di redistribuzione della ricchezza, che soprattutto in Brasile e in Argentina veniva fatta, in Venezuela si toccava già anche alla produzione, insomma, in termini socialisti, più o meno. Negli anni 2010 no, si riapre il processo in termini più ampi ancora, era eh, la Bolivia allora, no, già che aveva cominciato precedentemente. Ma è la Bolivia, Ecuador e anche il Cile, perché anche in Cile comincia in quegli anni le grandi lotte. Diciamo che è il periodo del Pacciamama, della, della riscoperta della natura, della riscoperta quindi dell'apertura di quello che è un nuovo, grandissimo, enorme fronte. È il fronte anticapitalista, che è il fronte ecologico e che nasce appunto dietro questo pacciamama, dietro questo culto a questa riapertura del rapporto con la natura, che probabilmente vedremo ancora discutendo tra noi, ecco così, che è estremamente, estremamente importante nel modo in cui appare. Devo dire che a parte la Bolivia, dove in effetti il rapporto, tra gli, il rapporto plurale, dove l'attacco alla sovranità statale è fortissimo, e dove il pluralismo degli stirpi indigene è imposto come elemento centrale nella costruzione dello Stato con la loro autonomia, con la loro bandiera con la loro capacità di portare istanze costituenti ecco, questo in, negli altri paesi la cosa più difficile, in Ecuador in particolare passiamo da delle fasi che sono delle fasi di in cui ci illudiamo che le cose sono le cose molto sono andate in maniera molto equivoca in Ecuador insomma in particolare ecco, i due re Fino appunto a quella tragedia che è stato il Lenin, Lenin Moreno, no? come si chiamava, il presidente che sembrava dico, fosse un uomo che è stato eletto con i voti anche delle grandi associazioni indigene e che invece dico, si è comportato in maniera completamente capitalista. E d'altra parte poco, ci può poco aspettare in un paese dove anche la moneta è il dollaro. Ecco, e quindi dicono i legami, il blocco che esiste tra forma monetaria e forma poi della, della gestione del, dello sfruttamento e dell'organizzazione del paese è veramente molto dubbia. Comunque, che è lì è avvenuto, e poi abbiamo gli ultimi esperimenti, le ultime esperienze che sono state, io insisterei molto sull'esperienza della Colombia. La Colombia è forse la cosa più importante, il Cile è stato importantissimo indubbiamente, ma il Cile sempre, ha sempre una, una, un aspetto che è un è Il meno sudamericano di tutti i paesi sudamericani. Ecco, è un paese dove effettivamente c'è un tipo anche di cultura, che è una cultura molto più diciamo europea che sudamericana per certi versi, o europea o anche americana, insomma anche americana, nordamericana. Ecco, e dove in effetti c'è stata questa grande vittoria che però si è conclusa tristemente con la fine di una Costituzione. C'era una Costituzione piena di utopia, c'era dentro tutto quello che era possibile immaginare, dal Pachamama, giustamente, fino all'autonomia degli indigeni, fino alla, alla, alla soluzione del problema dell'aborto, fino al reddito di cittadinanza, c'era tutto dentro. E devo dire che questo dimostrava una grande ingenuità costituente da parte dei costituenti, appunto, perché è molto difficile riuscire a portare avanti tutte queste cose insieme. Senza, senza aver attuato dietro a queste un'effettiva convergenza non semplicemente del voto, ma delle teste, della... per cui dico ci si trova di fronte a quello che è a favore dell'aborto, ma non vuole l'autonomia dei Mapuce. Ecco, quello che è il Mapuche che vede l'aborto invece come una cosa orribile che va contro tutti i suoi principi della, sua... della natura. Ecco, cioè e ci si trova poi in questo pasticcio. Una cosa invece molto più importante mi sembra sia quella che sta avvenendo in Colombia, che sta avvenendo in Colombia, dove in un paese che è stato massacrato da una guerra civile che dura praticamente da 40 anni, da 50 anni, da una guerra civile continuamente nutrita da quella che è il tentativo di togliere la coca no? ai, ai contadini, continuamente inventandosi questa quella là, quella di cui il protagonista fondamentale è la dea. Ecco proprio così l'associazione così. Di fronte a questo i movimenti, i movimenti, i movimenti delle donne, i movimenti dei neri, i movimenti dei produttori di coca. Tutti i movimenti hanno costruito un enorme impatto storico, questa enorme forza che ha portato al governo Petro e che oggi che, che si batte per che cosa? Si batte per la pace e la libertà. Per la pace, prima di tutto, la pace in tutti i sensi, la pace con le guerriglie, che erano che si esprimevano come resistenza, la pace con i contadini che nutrivano le, le cosche, le cosche dei de, 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 de trafficanti perché per resistere, per vivere, per sopravvivere. E de, tutta questa grande massa dei neri e dei metici della costa pacifica, che sono una, una cosa enorme, mezzo della popolazione colombiana. Con la selva dietro con la così, quindi il problema della natura del mantenimento dei grandi movimenti ecologisti, quindi Quindi questo, questo Petro è veramente un grosso, un grosso tentativo che io spero si allarghi poi a tutta l'America Latina, un grosso tentativo di ricomprendere in un progetto costituente, ma un progetto costituente è a livello più alto, che non è quello dei partiti, ma l'incontro dei movimenti. E non è astratto ma dice no, ecco, fine di una guerra, fine di una guerra e apertura di una pace. E che cos'è questa pace? Come si fa a mantenere una pace su questo territorio, su questo territorio che produce coca? No? Bisogna liberalizzarla questa coca, così come tante altre cose. Beh, bisogna vivere in questa maniera, cioè producendo delle forme di pace, delle forme di dieta convivenza tra le popolazioni, tra i lavoratori. E questa è una cosa che mi sembra sia molto bella e sta andando avanti, speriamo che continui, perché come sempre il potere costituente si trova di fronte a delle grandi blocchi che determinano appunto le guerre dei trent'anni, come quella guerra che stiamo vedendo adesso contro di noi, contro noi europei, in maniera mostruosa, terribile. Ecco.